Allora, diciamo che quest'oggi a casa tua arriverà il pacco. Un Ok. pacco importante. Ok. Ora però, diciamo che questo pacco, all'interno del Grazie, pacco c'è Takais. la versione definitiva. Ora però, insieme a te, io ti girerò un link. Tu scaricherai, potrai leggere direttamente dal link cos'è. Scaricherai e capirai questi ragazzi che cazzo sono andati a combinare. Sì, musica. Allora, New Game, io sono L'hanno fatto curioso un perché... ottimo lavoro. Ah, questo sono io, bello, versione allenatore. Muovi il personaggio, vabbè, questo ok. Conferma, controlla, parla, ok. Esce a nulla, ok. Tenere premuto per correre. Usare oggetti, registrare, ok. Grazie Matti, cioè siamo via a fare una reaction e a giocare Due insieme. ore alla fine della maratona. Guarda Agnesa, la stanza l'hanno ricreata perfetta perché ci hanno messo Topolino, le scatole onnipresenti. Dietro cosa c'è? Dietro non riesco a capire cosa ci sia. Arriva, te lo sapevi di cos'era la cosa della CP2? No. È probabilmente un gioco, una mod di Pokémon. Ci hanno rifatto anche noi, guarda, nella stanza. No, mio Dio, è bellissimo! Allora, comunque no, non manca la porta, ragazzi, perché la porta è qua. Qui c'è il microfono, il mio fantastico Blue Yeti che fra poco finirà fuori di finestra, il PC. I canterali. Come ha fatto a fare Topolino? Boh, avranno trovato uno sprite da qualche parte. Comunque, è tutto. Sì, hanno fatto tutto praticamente Chi è che l'ha perfetto. fatto? AMD e poi c'è scritto CP2. Però credo che abbiano affidato tutto No, a cioè, AMD. ti prego, Andy. Due ore alla Bravissimo. fine maratona. Iniziato adesso. Bravissimo, è Vabbè, stupendo. aspetta. Ah, un E l'ha attimo. montato per Ah. quello. Ok, ah, fatto da zero, dice Andy. Pensavo fosse una mod. Vabbè, io ho messo il mio zaffiro per... Vabbè, sti cazzi Ormai miei. trasloca le porte. Raga, purtroppo sì. La chat sembra essere al momento perfetto. Il mio microfono. Minchia, Andy, ma quanto cazzo ci hai messo? Forse un po' troppo alto. Sì. Questo che cos'è? Libri. Ah, ok. Amore, io quasi finito il lavoro, credo che a breve andrò a dormire. Solite frasi, tu che pensi di fare? Attenzione! Lasciatemi stare, Dario. Questa è casa nostra. Vabbè, su questo hanno... MD c'ha un po' meno... azzeccato, ma perché l'ha vista meno. Credo sia casa nostra questa. Telecamera di sicurezza. Ma dove sono? Ah, no, non è casa mia questa. Ah, mi hanno rapito. Però non posso fare nulla. Eh Ok. Vai su, devi andare su. no, la porta è chiusa. Devo trovare la chiave. Eccola! Una chiave delle cure. Potrebbero aiutarmi a uscire da qui. Ci sta pure un biglietto. Un primo dono per te, se riuscirai a trovare riceverai un dono ben più grande. Grazie a Amskatz per l'abbonamento. Intanto, guarda, ingrandisco le notifiche, le metto qua. Belle, belle, pionze. Ok. Ok, andiamo avanti. Qui c'è niente? No. Attenzione. È la Vidril. carta di Beedrill. Cosa ci fai? È la mia prima rara. Ma lo sprite dove l'hai preso? Secondo me l'ha fatto lui. Un primo compagno d'avventura non ti abbandona mai. Esattamente. Chi è lui invece? Boh. Ettore? No, boh, sta dormendo. Ah, no, mi dissocio. Cosa? Chi è? Cos'è? Ma sai che è Ettore secondo me? Non lo Non so. farmi male, per favore. Non ho alcun Pokémon con me. Quel Beedrill spettava a me per tenerti a bada in caso di emergenza. Ettore vuole entrare. Si vede che Ma serve. ora Ettore è un casino se devi entrare, perché ci proviamo, Magari però... serve a livello di trama. Non lo so. Non lo so, aspetta un attimo. Il mio cellulare, amore, dov'è? È di là. Ma se gli passeresti il link a Ettore, per favore. Sì. Sono già pronto. Sì, ti passiamo il link.
Ah, è già dentro, è già dentro, ok. Eccoci, ecco, tutto a posto. Questa è una spazzatura, amore, eh? No, no, ma ero già lì, vi vedevo. Ma io questo ce l'ho già, però ok. Volevo solo dire che la minaccia viola abbia inizio. Ok. Vabbè, ma sto già giocando, Ettore, che minaccia viola. La minaccia viola. Te non lo vedi, ma stiamo già giocando. No, vedo, vedo. Ah, ok. Te ne vai, dettagli. Usa pure il mio letto nel caso di riuscire a riposare con la tua scuola di ripristinare la vostra salute. Tra l'altro ha fatto le coperte del letto come se fosse un centro Pokémon, no? Dato che comunque ripristinano le forze. Sarà il chip. Compito CPU, supportare Dario sempre e comunque, grazie, tenere in custodia Agnese, gli ospiti della lore e le tre carte di Dario. Tre, non si sa, rimanete fantasisti. I quattro, madonna, sempre tutto. Occhio, amore, amore. Vabbè, tanto guardi. Il frigo. Secondo me qui sul frigo MD ci stava bene una citazione a Bisnake che vuole sempre vedere che cazzo c'ho nel frigo. No, ma bellissimo. Cioè, dai, bellissimo. Io non ci voglio credere. Guarda, 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 guarda. Ma chi è sta gente? È mia, solo mia, per quanto possa chiedere Masseo non gliela darò mai. Cosa, una puttana? Via, nessuno può averla. Ma che cosa? Io insisto. Cos'è che vuole il Masseo? Ma siamo a Pontedera o dove siamo? Penso a Colle Salvetti. Ah, a Colle Salvetti. Oh, primo allenatore. Sono qui per rubare i tuoi contenuti, cioè volevi dire i tuoi qua. Queste le sghede, ragazzi, forse. Bella anche la gra... Ma cazzo, è meglio di spada e scudo questa roba. È meglio di spada e scudo. Boh, è bellissimo, è emozionante, cazzo, ha brividi. Ma... la CP2, quindi è solamente un'associazione che sostiene che la dona a Dario, ho capito. Che merda, ma che cazzo è? Madonna, puppatemi il cazzo, puppatemi il cazzo, puppatemi il cazzo. Non sapete nulla, nulla, e non avrete mai una community così, mai. Andiamo avanti. Io aggiungo merda. Ho i brividi, ti giuro, ho i brividi per che cazzo ha fatto. Allora, aspetta, com'è che si conferma qui? Ok. Dai, dai, al 48 già, cioè, me l'avete dato P però, eh. Dovrò ripiegare sul freebooting. Dario riceve 3400 pippoli per la vittoria, cioè ogni cosa è una citazione. Ogni cosa. Te Dario, ogni singolo istante e pixel è un qualcosa di capolavoro. Te esplora ogni angolo, ogni cosa. Sì, Dario 1, non ci stiamo. Devo abbassare un po' l'audio perché quando ci sono gli scontri aumenta. MD, ma la musica, curiosità, la musica dello scontro è inedita o è un mix che hai trovato su YouTube? O l'hai fatta te? Sono curioso. Beh, hai oggettivamente ragione, Dario, ma nemmeno tu sapevi questo gioco. Sì, Vanelli, sì, nemmeno io, però io prima di sparare giudizi aspetto, a differenza di altri, che è molto importante nella vita. Dicono il VIP a MD. Sì, ora glielo do, un attimo, fammi già. Comunque sono qui per fare problemi. Mica 60 pozioni, ma sono mega OP, ragazzi. Mi avete reso OP. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Dario, eccomi, eccomi. Oddio, ma sei male! Non ce la faccio. Sì, sì, questo l'avevo già visto prima. C'ho già tutte le medaglie. Ok. L'ID è 44988. Boh, vabbè. Non so. Non so se l'hanno inventata a caso. La bicicletta. Sbagliato. Aspetta che ancora mi sto confondendo con tasti. Ok. Non so se c'ho... Sì, si dice anche il tempo da cui è iniziata la partita, 7 minuti fa. Eh sì. Magari ci sono dei tanta roba. Grazie a Jake Ventura per l'abbonamento. Ciao Jake, grazie. Grande Jake. Allora, qua... Questo è Masella, forse. Eh sì, lo sapevo. Si vede dallo sprite. Masella è migliore, queste carte sono più belle di qualunque carta Pokémon. Ma vattene a fanculo, saranno le Magic.
Devo dire che la nostra divisa non è delle più comode. È stata una liberazione indifferente toglierla. Cioè, è uguale al Mazzetti. Ah, praticamente questi sono quelli della CP2 che si sono tolti la divisa. Aspetta che do un'occhiatina. Sono tutti raccoglitori di carte Magic. Vedi che tanto esplorare fa sempre bene. Ok. Dario, tutto bene? Come avrai notato non si sta malissimo qui. Un po' tutti abbiamo trovato il modo di adattarci. Ah, quindi è una sorta di villaggio alla Midsommar della CP2. Sono riuscito anche a far appassionare alcuni ragazzi di questo gruppo al brand Magic. Non sono così male alla fine. Quasi dimenticavo, si vocifera, altra citazione, che sia qui, in questo posto, il Black Lotus. Potrebbe rivelarsi solo una delle solite voci, ma devo assolutamente tentare di ottenerla. Nel caso tu scopra qualcosa, non esitare a venire da me. Vabbè, c'è il tizio della CP2 nascosto che diceva è mia, è soltanto mia. Va bene. C'è più storia qui che spade. È vero, effettivamente, Masi, i tuoi dialoghi li devi leggere te. Va bene. Però io li leggo in ritardo, perché guarda. Ah, già, è vero. Ci voleva anche la bestemmia, qualcuno dice. Beh, basta che ci clicchi e stai zitto, io leggo. Non riuscivo più a stare là dentro. Il Massia non fa altro che urlarci contro e giocare se lo disturbiamo. Deve esserci qualcosa che lo distragga a dovere. Qui c'è il Masseo, no, non me lo dite, ragazzi. Ma il Masseo la sa di questa cosa? Sì. Ah, lo sa. Sì, lo sa. Una raccolta di videogiochi e pacchetti rari di cui Masseo sembra farsi vanto ogni volta che può. Una raccolta di... Vabbè, che è sempre... Questa è tipo una palestra, quindi. Sì. Regola CP2 per combattere. Sempre i drowsy hanno. Vabbè, ma sono P, è fatto solamente per farmi andare avanti nella storia, ragazzi. Cioè, non credo si possa perdere, penso sia difficilissimo. Gira. Ah. Bellissimo Girafarig, vabbè. Girafarig. Lascialo in pace, per favore. Dai, ok. Forse il Drowsy Ball. Guarda passando. Aspetta, lo voglio vedere. Spero sia un capo palestra, una specie di capo palestra. Secondo me è Jake perché te l'ha fatto in automatico, sai? A volte succede così. Credo, non lo so. Vabbè. Anche lo sprite posteriore è bellissimo. Comunque sono tutti Pokémon di tipo psico. Beh, cazzo, la CP2. È viola, dai. È viola. No, chiaro. Il triangolo e l'occhio. Poi quando apre il triangolo, cioè, è fantastico. Nada. 3300 pippoli. 4000 spettatori comunque a caso, eh. Questo libro racconta una storia particolare, 21 anni fa. Io spero ci sia caverna da qualche parte, speriamo. Poi paghiamo Andy per fare una versione aggiornata. Ma non vedi che sto giocando a FIFA? Dio! Se non hai nulla che possa interessarmi sparisci. Eh no, sì. Ma allora fuori dalle palle, cazzo. No, voglio disturbarlo. Cosa vuol dire portiere di merda? Ma non è vero. Oida, beh, sì, è vero, un anagramma. Ma non vedi che sto... Ah, beh, poi si ripetono i dialoghi. Minchia, ha messo più linee di dialogo sui personaggi. Vabbè, Jenny, io non ce la faccio. Minchia, è praticamente un porta un oggetto qui per poi portare un altro oggetto là. Ma io ci riproverei. Ma come ci riproverei, scusa? Dice sempre le stesse cose. Aspetta, riproviamo. No, l'ha detto una volta solo la stessa cosa. No, sta ripetendo le stesse cose. Sì? Sì. Dice, se non hai nulla che possa interessarmi, sparisci. Quindi... Cosa gli potrà interessare? Ora vediamo. Grazie a Carlos per l'abbonamento. Qualcosa gli interessa, sicuro. Io avevo ipotizzato una bella puttanona, però non credo. No. Non credo ci siano puttane nel gioco. È un gioco che ha fatto MD, ragazzi. L'hanno progettato, credo, insieme... L'ha progettato insieme a quelli della CP2 e me l'hanno fatto avere. E lo sto giocando, non so cosa mi aspetta, non so niente. A tutte le reclute, uno sconosciuto è stato avvistato nell'isola. Le sue intenzioni sono ancora ignote, ma vi raccomandiamo di stare vigili. State fantasisti.
Minchia, ma quanta roba c'è in quest'isola? Poi l'isola. Quello? Nis, banada, tutti i modi. C'è un mese e mezzo di lavoro, eh. Boia. Madonna santa. Grazie, It's Me Hype di 3 euro. Ma forse lo troviamo sotto forma di MT o come personaggio? Benvenuto al nostro caso. Ehi, ma non hai un coin case? Non puoi giocare qua dentro senza... Vabbè, qua dentro c'è Ettore, per forza. Per forza, dentro al casino. Però vabbè, vediamo. Capiamo, capiamo. Servono tutti degli oggettini per avanzare. Io sono veramente sconvolta dalla bellezza di questa cosa, te lo giuro. Più che altro la mappa è bella ampia, eh. Non è che è piccina. Grazie al Bardo 97 per l'abbonamento. All'interno del casinò ci sta un ragazzo con capelli tinti che nessuno di noi ha rapito. Non so perché, ma non posso fare a meno di tremare con lui nelle vicinanze. È troppo forte per chiunque, forse anche per i nostri capi. Forse anche per te. Avevo detto che c'era Ettore dentro. Questo che cos'è? Dici. Negozio. Ok. Di carte. La fumetteria di Pontedera. Non lo so, ora vediamo. Tutti i miei shikishi. Perché sono tutti in vendita? Ah, poi hanno preso i miei oggetti per metterli in vendita in un banale negozio. Qua vendono i tuoi shikishi. No, è Federic! Il negoziante prende tutti i pippoli, grazie. Vediamo subito cosa c'è dentro questo pacchetto. Sculo? Oddio! Sì, è Federic questo, non ci credo. È brillante! Hai ricevuto un Pokémon brillante. Oddio! Alla Federic. I tuoi pippoli sono nuovamente... C'è Vibranio lì dentro. Questa era Federic. Allora, vediamo... Ratta, dai, paga un brillante. Ah, shiny! Ah, ecco perché. Beh, il valore di Joe è stato testato 25 milioni di volte, quindi Dario probabilmente ha beccato il bug. Infatti devo fare il beta test per queste osse, perché tu guardo tutto nelle osse, mi piace, ma dobbiamo impedirti di andare via da qui. Non avrebbe senso venderti oggetti per avvantaggiarti, no? Ti auguriamo un piacevole soggiorno nell'isola, va bene. Allora ragazzi, ragazzi, lo ripeto per chi si è connesso ora, è un gioco, una mod, o in realtà fatto tutto da zero, mi dice M, di un gioco Pokémon fatto da zero, sì, dedicato alla lore del canale, Dario Moccia Twitch ovviamente, che mi è stato inviato dalla CP2, quindi la gente si aspettava una grande donazione, in realtà la CP2 mi ha fornito questo gioco per intrattenervi, e per intrattenermi perché la persona che sta godendo di più in questo momento sono io, quindi dai. Per me gira su se stesso lui. Tiro. Sono le reclute. C'è un Wigglytuff. Non so se... Ok, mi gira un po' la testa. Volevamo approfittare per schiacciare un bel pisolino con le sue canzoni, ma questo Wigglytuff canta canzoni del tutto differenti dal solito. Ora i miei uomini sono in questo stato e le cose vanno avanti da ore. Per favore battilo e sarà di nuovo tuo. Aiuti, sì, grazie. Di sicuro una stronzata delle mie, però vediamo. Lello Kawasaki era? Era Lello Kawasaki? Non lo so, perché... però mi sembrava Lello Kawasaki. Io uso sempre X Cheese. Era la sigla di Les Ghede? Mi sembra... Ah, era Pizza Morte! Era Pizza Morte, Pizza Morte, un canale pieno di sorprese. Era Pizza Morte. Questo è forte, eh? Ah, sciaffone, che ti tira? Queste le schede. Piccolo batuffo, bello versione midi così. Piccolo batuffolo di cotone, le schede. Ma chi diavolo gli ha infilato quelle canzoni in testa? Grazie mille, Dario, tieni pure quel Pokémon maledetto, andiamoci da qui. Prima che ricominci a cantare. Comunque Andy, sei un genio, ragazzi. Sì. Con te al suo fianco si sente più forte. Ah, perché Wigglytuff Jungle che ho trovato nel pacchetto Jungle. E Rattata allora perché? Rattata Shiny non lo so. Qualcosa, sicuro. Non lo so. A me non spiace. Si
Sì, è pizza morte. Forse un po' più alto, però è pizza morte. Un pezzo. Perché è scuro così? Ma è finto. Cosa ci fa appeso qui? Ah, la pantera in cima al cielo. No, va... no, cioè, voi mi state emozionando. La pantera sopra il centro commerciale. Vabbè, boh, ma quante cazzo di citazioni ci sono? Aspetta, qui cosa c'è scritto? Niente. Non ne hai un'idea. Va bene, ho preso Wigglytuff e Rattata Shiny. Aspetta un attimo. Cerca di provare tutto, perché ha messo roba ovunque, veramente. Io sto cercando di fare tutto, ma a volte è letteralmente impossibile. Sì, lo so. Oddio, lui che cazzo è? No, aspetta. Vabbè, sarà fossa, qualcosa con la fossa. Aspetta un attimo. No, un'altra cosa. Ah, è la roccia, quella della casa che ho visto. Secondo me sì. Minchia, sì, quella è veramente hidden. Cioè, quella è proprio una roba... questa roba lei. La casa con il sasso che genera umidità. Cioè, ma come cazzo ti è venuta a mente una cosa del genere? Non è nemmeno... Cioè, non è... Esatto, gli è rimasta impressa perché non è così, non viene citata mai. Una cosa del negozio che mi sono perso, E tu discichisci, beh, per ora scichisce e basta. Guarda bene. Se c'è una variazione di colore non la vedrò mai, ve lo dico. No, sicuro. No. È un elemento che non stai provando, è in questa stanza. C'è il divano, aspetta. La pianta. Sopra non ci puoi andare? Io anche questi l'avevo pigiati, mi sembra comunque. Ah, provo questo. Un bilancino, per cosa? Ah! Lì, ecco. Ci sei. L'ho fatto. Perché per esempio un collezionista conosce tutte le caratteristiche di una carta, tra cui anche il peso, già. E vediamo se metto droga. No, cioè, nel senso, le quote sul mercato sono sempre più alte e il traffico delle bici è ormai fuori controllo. Twitch, questo gioco si discosta dalla scelta del giocatore che sicuramente è goliardico e non intende provare alcun uno di sostanze dannose, giusto? Sì, ecco. E se invece avessi cliccato no? Ma i termini di servizio van? Yeah. Madonna, quanti cazzo di layers ci sono? Metti no, dai, scusa. Ah, ecco. No, ma voglio continuare a provocare il gioco. Mad. Perché? La curva ce l'ha messa, sì, questa è la curva pure. Signore, chiede cortesemente di scostarsi la nostra attrezzatura, che altrimenti qui ci salta la live. No, nulla, non tocchi, ecco. Boia, ho finito la subquest. Allora, aspettate che salvo. Dario, ricordati che questo gioco è tuo e potrai poi utilizzarlo in futuro tutte le volte che ti senti triste. Va bene, nessun problema. Sasso non ci vai. Però ci vado, amore, sto esplorando tutto. Ah, qui c'è la via di fuga, tra l'altro. Eccolo. Dai, grande Beedrill, che ce la fa anche da confuso. Dai, si leva colpo coda, vai.
Ma come sale adattata? Cos'è? Pursuit di inseguimento forse. Ah sì sì. Azione. Vabbè, uguale, tanto se ne frega, ragazzi, dai. Medikit, ok, ci sono anche Pokémon qui della terza. Non è molto efficace. Comunque la musica è fighissima. La musica è fighissima davvero. Vabbè, ragazzi, ovvio che è facile, cioè deve essere un gioco più che altro basato su divertimento. Non è per gli scontri. Esatto. Ringraziate il cielo che ci ha messo anche. Ma le prime fasi dei giochi sono sempre facili. Posso non entrare nel casino? Che sia tutto così facile. Diverti il casino dietro. Lì ci vado alla fine perché tanto di sicuro si esce di lì. Vediamo se qui c'è qualche. No. Quel vaso sospetto. Dai, ho messo per sbaglio il cane in lavatrice. Adesso mi parla in greco antico. Consigli? Che citazione è questa via? No, questa non. Da bello Rattata Shine, ragazzi. Ah, è un commento vero. È un commento della chat vero. Ah, ok, interessante. Sbagliato. Non sono abituato a giocare su PC con Pokémon. Come? Perché voglio vedere Rattata che shine. Se n'è azzata in più me lo ricordo. Comunque presto, mi pare. Comunque ragazzi, quanto è quotato Mewtwo come ultimo Pokémon? Quanto è quotato, ragazzi? Iper Zanna. Beh, abbiamo. Sì, ma tanto ci porta. Facciamo come i bambini, tutti attacchi che fanno male e basta. Spaccagli il culo a questa CP2. Sì, sì, la sto spaccando. Nada, come nada? Dio Cristo, cosa c'è qui? Non è possibile non ci sia una sega. Lo sto distruggendo la tastiera. Oh, non c'era davvero un cazzo. Grazie a Prova JPG per i 10 euro. Grazie per tutto questo. Grazie a Andy per tutto questo. Allora, vediamo un po' qui. Eccolo qua, sentiamo se c'ha da dire lui. Mi è rimasta impressa una cosa del sasso. Questa è una cosa incredibile. Non la sa nessuno questa. Comunque ci dovrebbe essere su YouTube fributtato. Graveler. Sì, no, chiaro, però de. L'unica speranza è Wigglytuff, non so gli attacchi, non manco guardare. Vabbè, è a livello basso, rispetto a me, però. Sono tutti attacchi normali. Grazie a Dome. Addormentiamolo però. Infatti faccio vedere che perde. Non va sempre.
è facilissimo, è fatto apposta per farmi vincere. Sì, sì, davvero. Proviamo body slam. Qualcosa gli fa. Dai, dai, che dorme. Ribalta quasi la situazione. Vedi che bisogna saper giocare anche qui. Ah, schianta, Dio Madonna. Oh. Non batterai mai la CP2, lo vedremo. Ah, era Graveler. Grazie a Mind Game, impazzito per i 50 euro. Reazione Shiny. Grazie, Mind Game, non dovevi. Ma che problemi hai contro i massi delle case che guasta feste? Ok. Allora, innanzitutto... Ricorda di curare Pokémon. Sì, sto andando e poi devo anche salvare. No, qui non ancora, per carità. No, non li voglio velocizzare i testi, sennò ragazzi li salto sicuro come un coglione. Ok, così ho parlato anche col Mase per sicurezza. Vabbè, tanto noi abbiamo 50 ore per finirlo, quindi... con calma, con calma. Allora, il casino finalmente possa... Aspetta, voglio provare a Fanoso. A parte che avevo visto che non c'era niente, eh. Ragazzi, io vado nel casino. Ma sì, devi andare. Negozio che abbiamo fatto. Spammo sul vaso, ragazzi. Ho già guardato. Ma poi mi fate giocare a me, Dio Madonna. O anche voi volete. Volete mettere in bocca? Incredibile. Vuoto. E che cazzo. Vuoto. Dio mio. Però è vero, per il Masseo. Cosa? Che quello là c'aveva una cosa per il Masseo. Sì, voglio giocare io. No, ah, lì c'è qualcosa. Aspetta, sicurezza, salti da me. Allora, vado a casino. Via. Cosa? Perché mi sputano i punti? Ah, minchia, c'è proprio... controllino. C'è proprio la slot machine. Ah, ok, ho capito. Vabbè, capisci che qualità. Allora, aspetta, prima voglio... Ah, quello è Ettore, si vede subito dallo sprite, però... Questo chi è? Sdrumox. Non so se può comparire. Vai sul rosso, vai sul rosso. Sì, sì, è lui, lui. E tu adesso cosa fai? Non perdo tempo con perdenti come te e Dario. Quando avrai sconfitto queste repole, magari ti dà lo scoltore. Non credo sia Sdrumox comunque. Secondo me non è Sdrumox questo. Non è Sdrumox. Non è Sdrumox. Questo è uno dei boss della CP2. No, non è Sdrumox, ragazzi. Fidatevi, non è Sdrumox. Dice vai sul rosso. Non è possibile che sia Sdrumox. No, non è lui. Assolutamente. Un bel freeze Drumox in chat, ragazzi. Dai, vabbè, facciamolo partire, vai. Sa mai. Questo invece, beh, credo sia una recluta. È incredibile come Ettore abbia preso controllo di questo posto in meno di una giornata. L'abbiamo rapito e ora siamo sotto le sue dipendenze. Come diavolo è successo? Vediamo cosa vuole Ettore, ragazzi. Ciao Dario, ti piace il mio nuovo casino? C'era anche questo... un altro tizio in fondo a destra, mi pare. Ok. Ti piace il mio nuovo casino? Perché questi nostri giocatori, chiunque siano, non sono così difficili da fregare. Ho anche preso questa carta e uno di loro potrà sicuramente aiutarti ad averla. Se riuscirà a comprarla, ovviamente. No! Ah, Charizard! Mia madonna. Va bene, dai. Ah, il Masseo forse vuole quello. Ho perso tutto, maledizione, adesso come dono a Dario. Questo che cos'è? Niente. Vabbè, dai, vinciamola, ragazzi. Madonna, che ricordi. Prepariamoci a perdere male. Ma va piano.
Ok. Minchia, ma... Non è... Ok, aspetta, voglio stare... voglio fare il 7 rosso. Anche perché mi hai detto punta sul rosso. A parte che non c'entra un cazzo, probabilmente, però... No, ho sbagliato. Vabbè. Proviamo a far 7 blu sotto. Quanto mi dà? Sono andato a 300... 400... Boh, è un botto. 476 monete. Alle sta slot machine. Vedi perché un garbage ad Azad? È una perdita di tempo proprio. È facilissimo questo gioco. Dai, posto, vinto. Vai, basta. Vinto. Salvo perché sennò impazzisco. Ah, bello. Ah, poi c'è Charizard set base proprio. Il disegno di Arita questo. Bene, però c'ho anche Charizard. Dice altro, Ettore? Che dice? Gatto, dammi sembra soldi, strano, dai, non so di che tu stia parlando, dai. Mi spiace. Con il tuo bellissimo Charizard. No, magari PSA 1. Tipo. Io controllerei comunque il cosa? Il Pokémon. Ora controllo, un attimo. Un momento. A livello 1. Dio madonna, Ettore, mai scammato, mai scammato. Mi hai scammato, Ettore. Grazie a Pippuzzo Calcestruzzo. Va bene, adesso proviamo ad andare dal Masseo, che secondo me lo vuole il Masseo questo. Però magari ora scamma lui, vai. Sì. Sì, certo, è livello 1. Un pacchetto di Magic lo apri? Sì, boia, sì, vabbè, culo incredibile, Black Lotus. Vediamo se c'è tra gli item. Sì, c'è, c'è. Carta leggendaria. Oh, ha fatto lo sprite davvero, guarda. Carta leggendaria, ma non di Pokémon. Potrebbe interessare a qualcuno in particolare. Mi chiedo chi possa interessare. Fatto. Aspetta che voglio... No, ok. Dicono parlare ancora con Masseo prima di andare via. Sì, ragazzi, però... Cioè, mi fate gioia, per piacere. Non leggere te i commenti, amore. Ok. Vabbè, vabbè, ora fammi giocare, ok. Appunto, fammi giocare. Fatemi giocare, Dio Madonna. Che voglio vedere. Allora, Masella. No, era qui. Pare. No, qui c'era il negozio. Sto iniziando. No, era qui, era qui. È proprio lei, la carta Black Lotus. Puoi davvero darmela? Sì. Grazie, Dario. Non so come ringraziarti. Di verità lo so. Dario, ho ricevuto la vera carta di Charizard. Non preoccuparti, Ettore, ha fregato tutti. Gli altri rivendendo. Ah, gli altri rivendendolo per i falsi. È così che hai ottenuto il casino e il servizio di alcune reclute dell'isola. Ma questa è quella reale. Te la sei meritata. Quindi un Charizard livello 100. Tipo. Ah, 62. Casa Masella. Ok. Ettore uno scammone. Camones? Allora, ragazzi, bisogna andare alla fine qua. Vediamo cosa c'è qui. Io qui è l'unico posto dove non sono andato. Oh! Possiamo fare una foto assieme? Mi servirà mai l'altro. Beh, usiamo Charizard, dai. Tanto per... Vuole subito flexare il Charizard. Ma sì, sì, lancia fiamme e via. Bella animazione, lancia fiamme qua. Vabbè, non ho voglia, ragazzi, dai. Va bene così. Andiamo avanti. Non batteremo la CP2.
Questa che cos'è? Una panchina? Cos'è? Vabbè, non è cliccabile. Siamo quasi a 5 e mezzo, 5500 persone. Non so, boh, la gente è impazzita per questa mod. Aspetta che voglio vedere. È incredibile, certo. No, è chiaro, ovviamente. C'è uno svenuto, chi è? No, capito. No, è Frenchcore. Ma si vede dalla cosa chi è. Chi è? Ah, è Gischianto. È Gischianto. Era un ragazzi, l'avevo capito lui. Poi perché la Frenchcore? Ha usato la Frenchcore Wigglytuff per svegliare Gischianto, giustamente. Ha fatto la comparsata e basta. Metang. Ok. Cioè, qui era tipo Snorlax, lo devi spostare tipo per fuori Flauto, però serve Wigglytuff con la Frenchcore. Perché c'ha Splash? Ah no, Slash. Ok. Vai. Andiamo. Eccolo! Ho fatto anche Volpe Rattata. MD Vest non te l'aspettavi, a fasce. Cioè, Vest si aspetta tutto. Rattata, ok. Eccolo lì. Vabbè, non vai, fagli imparare una sega. Vabbè, sì, qui cac-tac, guarda. Sincero, nessuno si cacava Rattata, manco nel beta testing, ha detto. Io sono stato l'unico che l'ha fatto evolve. Sono contento. Sì, è shiny, è shiny. E nell'evoluzione non te lo fanno vedere shiny, però vedi, è shiny. Ah no, invece no. Ah, forse perché non se, cioè MD non l'ha fatto essere, cioè non so come funziona. Beh, intanto rimettiamo. No, qui è Shining, però nella paginata di statistica. No. Sì, ah, è Shining, ragazzi, per me. È più verdolino, tipo dove. E si vede che è Shining. Dario raccoglie un bellissimo paio di vuoto. Ma che stronzi siete? Fai come meglio credi, a voglia. Tutti fissati con Vasi e poi sono solo troll i Vasi. Ha recuperato tutte le tre carte, incredibile come sempre. Non provo nemmeno a fermarti, prosegui pure. Ma sappi che abbiamo altri sassi nella manica, stai pronto. Cos'è quello là? Amore, ho già cliccato, nulla. Ok ragazzi, mi sa che siamo dal boss finale. Devi stare calmo, non pensare che sia così tutto semplice. Però non devi spoilerare, eh? Chi è? Adros. I quattro sono capaci di fare ogni cosa e il loro piano è infallibile. Chissà chi sono questi quattro. Sarà, beh, uno sarà B-Snake. Vabbè, ora vediamo comunque. Bello Kadabra, ma è un Pokémon fantastico. Dio madonna. Un giorno potrò raccontare questa cosa ai miei figli. Non riuscirei mai a. Vabbè, però andiamo. Quell'altro c'aveva col drop di viewers, tra l'altro. Tutte, ogni record della CP2 dice qualcosa legato alle live, le donazioni, i viewer. Spero ci sia anche Sidonia, devo dire la verità. No, invece ho sbagliato, sì che devo cambiare Pokémon, vabbè, troppo tardi.
Ok. Ho fatto gazzata. Cazzo, qui siamo... Minchia, qui siamo nel dungeon. Aspetta che ci sono varie stanze. Questo è Ettore, quindi è tornato? Aspetta, qui c'è un pulsante. Ah, qui si torna al centro, ok. Allora, dai, ti stai divertendo? Ti propongo un altro giochetto. Se riuscirai a salvare Agnese come desideri, alla fine di tutto questo ti regalerò metà delle monete Pokémon più rare della mia collezione. Che ne dici? Minchia, vediamo lo sprite di Ettore, finalmente. Eccolo! Minchia, ci avrà... a Scyther. Ok. Abbiamo Ettore, ragazzi, eh. E sbaglio, i pulsanti di merda. Ma usa anche qualche altra mossa, facci vedere qualche animazione. Sto usando qualche animazione sulle animazioni di Game Boy Advance. Sto facendo in realtà le cose a modo. Sto facendo il devo per rendere fieri anche i giocatori competitivo. Grazie a Omino Lego per l'abbonamento. Forse sto mettendo in gioco troppi pezzi a collezione ultimamente. Dai, riceve 4700 pippoli, dai. Dai, riceve un pass comandante. Riesci sempre a stupirci, è incredibile, ma non sottovalutare le sfide che ti aspettano davanti. Avanza e dai il massimo. Grazie Ettore di avermi fatto passare del pass comandante che voglio vedere. Scheda usata dai comandanti della CP2 per accedere al laboratorio segreto, ne servono 4. Va bene. E gli altri ci sono Masella? Sarà... uno sarà il Masella e poi vediamo, magari Masseo forse. Eccolo lì, Masseo. Guarda, a me importava solo mandare parte del mio pubblico da te così da potermi riposare. Cristo, ti regalo 500 gift sub. Oi dog. Vabbè, bestemmia. Forse anche riso. Guarda bello il Masseo! Oh mio Dio! Bellissimo! Oh merda, Gyarados. È volante, quindi io devo assolutamente... Volante, acqua, quindi devo levare subito tutto. Vai, mando Wigglytuff. Ah, Charizard, certo, che scemo. Vabbè, il Charizard set base perché è il Charizard set base. Però ci sono Beedle, che è la mia prima rara, Wigglytuff, che è la mia prima holo giapponese, e Charizard, che è quella che ho spostato nella live l'altro giorno. Ragazzi, niente a caso, neanche i Pokémon di Ettore e del Massimo non sono a caso, niente a caso in questo gioco. Comunque, ovviamente, Gyarados che c'ha, è Pokémon cazzato nero, giustamente. L'unica cosa è Rattata che non mi torna. No, che cazzo fa? Fermo. Ma che è? sei sputtato ora il Masseo. Masseo, sono contro di te nel gioco della CP2. Sto combattendo contro di te. Sto combattendo contro di te. Quindi calmiamoci. No, non si è ancora svegliato? No, merda! No, hai iperraggio, no, che non ha l'animazione, tra l'altro. Questo gioco è semplicissimo. Morto, Gyarados, ce l'ho fatto. Gliscor, sì, vabbè. No, aspetta, Gliscor... Grazie a Lando Forufolo. Merda, che ci butto te. Edo ce l'ha il link. Terra Veleno. Anzi, ora il commento sarebbe figo, però magari c'ha da andare live. Sicché. State boh. Però goditi sto capolavoro, Edo. No, non ci posso buttare, Charizard.
Ecco, ci ho buttato Charizard. Vabbè. Mi può fa veramente il culo, eh. Merda, mi ha buttato giù la difesa a palla. Vai, è entrato Inferno, va a posto. Vai. Steelix, vabbè, no. Beh, di tutti i Pokémon incazzati, c'ha. Eccolo il massimo. Azza! Bello Steelix. Steelix mamma mia, che spettacolo. Steelix è bello davvero. Oh, sbagliato. Vai, eccomi. Allora. Vai, vai, si vede, si vede. Vado, ragazzi. Vabbè, dai, lancia fiamme, credo basti. Eh sì, difensore no! Fisico. A vigore? A vigore! Vai. Battuto anche il Masseo, ragazzi. No, ma che palle! Oh, per forza. Che cazzo di Pokémon avevo? Gyarados, Steelix e Gliscor. Ah, Dio, dov'è Garchomp? Dario riceve 4.900 pippoli per la vittoria. Allora arrivano. Dio. Ma fammi vedere, ma non vedo la mia faccia. Vai su Switch, vai su Switch, vai su, sì, su Switch. Ma non la vedevo, c'era la webcam sopra. Ci fosse una volta che non rovini il divertimento tu, eh. Vai pure avanti, vecchio. Ah, ma sono uno dei Super 4, sto sbregato. Sì, sì, sì. Oddio. Ti sei perso la parte prima. Si è visto lo sprite, ragazzi. Vecchi. Si è visto lo sprite prima, ragazzi. In entrata si vede. Poi, se non ve lo siete visto quando è arrivato, è un conto. Quando perdono sono più laterali e purtroppo non li vedete, ma... Masella. Masella. Che masella, comunque. Sì. Sì, sì, sì. Masellon. No, no, lo facciamo senza cure, ragazzi. È più difficile. Ma io sono stata rapita, no? Sì, 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 sì. Allora... Ecco il masella. Vedi che si vedono gli sprite. Si vedono gli sprite, ragazzi. Ah sì, vedi, sì, sì. Psyduck, vabbè, il suo Pokémon preferito, ovviamente. Allora. Guarda, ma li scelti dei tuoi Pokémon. Minchia, 49. Non potevo. Questo si potrebbe dire. Vabbè, ma non ha le manine su per il dissocio, ragazzi. Credo che sia questo quello lo sprite. Credo che sia... Vabbè, c'ha Ursaring, no, dopo, sicuro, sta... C'ha Ursaring. Eccolo! Vai, 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 vai. Ursaring, vabbè, lascio Beedrill, dai. Eccolo! Lui davvero mi dissocia. Sì, anche perché c'ha la faccia triste, sì. Quindi forse l'ha modificato un sì. po' il... Sì. Lo sprite. È diverso! So sbregato. Non è diverso, sì, sì. No, no, questo non c'è mai stato. Chi è Emily che ha fatto, vero? Sì, 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 sì. Incredibile. Bastante. Comunque, dai, ricevo un pass comandante. Come sai, sono nuovo in questo mondo, ma so bene cosa ti aspetto dopo noi quattro. Stai pronto. Oh, però 4.900 pippoli a botta, eh. Sono 50 euro. Beh, non puoi comprare una sega. Ma come no? No, non puoi comprare nulla. Così, sono no. per la gloria. Chi è questo? Sei sicuro? No, Massimo, sei sicuro? Chi è il quarto? Ah, Gischianto! Il tuo supporto è stata una benedizione e una maledizione. Tutte quelle sveglie. C'è un limite a tutto, purtroppo, amico mio. Ti ripagherà con la mia stessa esperienza. Una life infinita. Nessun riposo per il sollazzo del tuo pubblico fatti sotto. Vediamo lo sprite di Gischianto, ragazzi. Bello. Un Pokémon, vabbè, Snorlax, presumo. No. Vabbè, chiaro, eccolo lì. Guarda, 56. Destra è forte, eh. Ma che forte di che cosa? Ecco. So, questo è forte. I miei coglioni. Dai, riceve un pass comandante. Parla dopo, parla! Quella è la scacciolati! Dai, non sottopare la CP2 e il loro ultimo asso nella manica è qualcosa di inimmaginabile. Ma non ti fermerò più, prosegui pure.
Grazie Gigino per i 3 euro. Ieri rinnovato il Primal Masseo, quindi ti do una piccola donazione, Dario, capolavoro. Chi ha mai provato a creare sa lavoro. Chi ha mai provato a creare sa che lavoro c'è. Qui sì, ragazzi. Innanzitutto salvo. Oh, grazie a Comando. Ma c'è il centro di cura, ma va. Ah sì, dici che. Secondo me quello là, se ci metti le Pokéball sopra. Vediamo. Sì, è vero. Va bene. Dai, allora. Ecco. Salviamo. Vabbè, sarà Fabrizio con Mewtwo che è l'ultimo Pokémon, credo. Non lo so, ragazzi. Ma non è apparso Sidonia, non è apparso nessuno, quindi è strano. Per adesso hai 3 pass o 4 pass? 4, l'ho presi tutti. Quindi puoi salvare Agnese. O provarci almeno. Salvare Agnese? Perché chi cazzo l'ha rapita? Boh, non si sa. Attenzione ragazzi, siamo in una nuova zona. Siamo nella sezione donazioni, ragazzi. I piani futuri per le donazioni delle prossime maratone procedono come pianificato. Dario, sei arrivato fino a qui? Questa è la sezione donazioni. Qui i tuoi più grandi supporti si riuniscono durante le maratone in modo da organizzarlo. Siamo nel covo della CP2 proprio, per impedirti di chiudere le live. A loro modo, seppur sadici fino al midollo, meritano un grazie. Non pensi? Certo, ringrazio sempre a bestia. Vediamo dove sono però adesso. Postazione donazione numero 13, B-Snake. Quindi qui scopriamo tutti. Postazione numero 16, Arael. Ah, voi Arael, come no? Lo ricordo. Postazione donazione numero 21, Nappa Super Saiyan Vero. Minchia, sono tutti top donator qua. Postazione donazione numero 19, Timbermet, che è sparito tra l'altro. E ti ricordo anche i numeri nel 17. Ma quindi dovrò collegare, poi vado a vedermi chi sono. Comunque, qui abbiamo scoperto tutto, ragazzi. Ci sono più segreti, eh. Postazione numero 12, l'orso di Revenant, beh, giusto. Postazione numero 9, Greyzack, chiaro. Free Wi-Fi, vabbè, non ha mai donato un cazzo. È da un aurino, però fa parte della CP2, sì. Postazione per Rawaka, ok. Freebooting, Onos, ok, freebooting perché è un top donator, freebooting, no. Chissà, vabbè, evidentemente nella CP2 non ci sono solo troppi. No, a quanto pare no. Anche perché free wifi, sei pronto, non si torna più indietro. Vai. Taccagno maiale, free wifi. Chi è? Sì, ovviamente questi sono solo alcuni, Non è stato. Quello non è vero che non ha mai donato. Agnese, pari Bernata da quel macchinario. Ah, ecco. Boss, bossabile? Boss? Chi è? La piramide della CP2 addirittura. Ricordi tutte quelle ore avanzate, le scorse maratone? Ci hai traditi chiudendo le live prima della fine del time. Non è vero, con quelle donazioni abbiamo reso possibile la sua creazione. Il dono finale per te, Dario. Vai, attacca. Aiuto. Ah, ma è un Pokémon inedito. No. No, è tipo CP Dual. È una sorta di... è un misto fra Spiritomb e Copra... come si chiamava? Copra Figurus, non mi ricordo la pronuncia. Bene, sì, è un po'. Che tipo è però? La creatura, quella là... come si chiama? Spettro. La piramide lì, sarà quadrato. Spettro. È il Pokémon della CP2, ragazzi. È lui. Il Pokémon della CP2. Veramente ufficiale della CP2. A 70. E che tipologia è? Spettro? No, psico di sicuro perché è super efficace. Psico. Sì, vabbè, viola, psico, sì. Forse spettro psico? No. Come Spiritomb, non lo so. No, a parte Spiritomb era spettro buio, non mi ricordo. Ah, sì. Ha assimilato un po' di salute. Bello, assimilato. Ora vediamo se ce la fai a buttarlo giù questo. È difficile a buttare giù questo. Lo devi catturare. Non c'ho Pokéball. Ah. Meno male che era facilissimo questo gioco, Dario. Ho capito. Tanto Beedrill shottato. No, shottato no, però mi ha ammazzato. Quindi c'ha poco andà a banchina. Cos'è hacker super efficace? Ciao, primo Pokémon di Dario. Sono tutte citazioni. Sì, ho capito, ma che mossa.
Sì, ho messo subito Charizard. Ogni cazzo di Pokémon, vedrai. Guarda, ma si è calato sotto. Guarda, ho messo Minchia, ragazzi, non gli fai nulla, nulla gli fai. Inferno, tra l'altro, la mossa più potente. Fallito. Metti quell'altro Pokémon, andiamo. Ma perché Shadow Legend sta usando, scusa? Sì, non vale. Ma poi Inferno non va mai dentro, cazzo. Dedi ha levato... l'ho barnato, ragazzi, attenzione. Non è molto efficace Shadow Legend. Però ti ho barnato, stronzo. Bene, stronzo. Quanto toglia? Un cazzo. Bello anche il tema comunque di CP Dual. Bisogna chiamarla Game Freak, bisogna di fare qualcosa. Denuncia di Nintendo domani. Ma io credo che ha... No, è Nintendo questa, Ah, è Nintendo. Che ah sì, ma credo no, che... fallito. Vabbè, perché sta già succhiando energia. Dai che lo sciotto, cioè l'ha sciotto, l'ammazzo. Comunque dai, credo a breve ci sarà la versione quella ufficiale. Ma la umetì fa niente per te. Ce l'ho fatta, ragazzi. Non è possibile. Dario 6100, Minchia. La nostra donazione, la nostra live infinita. No! Saidonia sta preparando il video teoria. No, era tutto un sogno. Era in sleeping stream. Oddio. No. Cliché? Sposa? Vedi la stanza. C'è la nuova emoji dell'Oi. Visto bello. Amore, tutto bene? Hai fatto un brutto sogno per caso? Beh, non pensaci troppo. Qualunque cosa fosse, era passata. Prenditi un bicchiere d'acqua. Tranquillo, ti aspettiamo tutti qui. Ah, Sdrumox ha fatto... Aspetta, è finito così? Ah, è finito! Ciao Dario, ti ringraziamo per aver finito questo gioco fantasista, ma abbiamo qualcosa di speciale da dover dire. Volevamo ringraziarti per i bei momenti che ci fai passare in ogni live, per farci strappare un sorriso, per tenerci compagnia magari anche quando siamo un po' giù di morale, per farci riflettere, appassionare sia alle tue pressioni e riflettere, grandi riflessioni, sia a quelle storie così goliate e quasi a diventare pura fantasia. Per riportarci in quel piccolo mondo con le salvette, dove anche tu, grazie al community che hai creato, anche l'opportunità di costruire... Nuovi legami, nuove amicizie. Provo come è nato anche questo piccolo gruppo di scapestrati. Questo è un piccolo gesto di affetto sincero per tutto ciò che hai realizzato, che stai realizzando e per la persona che sei. Con affetto, poi basta di ACP2. No, si scherza, non siamo cattivi, no, addio bastardi. Storia, arte, game design by MD. Pokémon Essential. È stato creato da Flame Guru, Peter Omaru. Vabbè, qui ci sono tutti i contributi di chi ha creato questo maker, credo. Questo Pokémon maker. Grazie a Eco Golf, ragazzi, grazie a voi. Comunque ti dico una cosa. Nella stanza dei computer, se cercavi ogni punto, c'erano tutti i nomi della CP2. Ah, ok. E poi hai saltato qualche chicca a giro per però. Vabbè, è blind così, ragazzi, difficile. Hai concluso la storia, ma hai lasciato indietro qualche piccolo evento. Prova a trovarli. Oddio. Grazie per aver giocato. Ah, c'è anche il post game. Minchia, ragazzi, cioè, comunque no, grazie a te, MD, per l'affetto, grazie a tutti quelli della CP2, ovviamente, insomma, grazie perché un lavoro del genere è una roba clamorosa, cioè... Ma che cazzo. Guarda un po' i tavoli, dai. I tavoli, tavoli. Che la CP2 si è rivelata. Provi ad andare da qualche altra parte. In un mese e mezzo, ragazzi, fa una cosa del genere. Comunque, cioè, un ragazzo che ha fatto tutto da solo, a modello Undertale, non è male, Per nulla. Ma qui devo In tutti i vari punti dei tavoli. Ah, ho capito perché non hanno fatto a computer, hanno fatto a casellina. Ah, ok. Eccolo, Favone. Sono molti di più, sono. Ok, a casellina, le schede... Pizza morte, ci sono anche tributi. Ah, ecco, ok. Mister Fra 26.
Oh, non so, beh, alcuni l'ho letto in metà praticamente. Mi sa che c'è anche su, non so se c'è anche su lati, sul back. Ma dopo ci torni al mio covo, al casino, per piacere. Va bene, B-Snake. No, 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 solamente davanti ci sono quattro caselline. Kertz, Johnny Glamour, Greyzack, questi rolletti. Qui ce ne sono due, basta, credo. Nappa Super Saiyan Vero, che avevo già letto, e... No, no, questo è solo per Nappa Super Saiyan Vero. Giappi. Ah, Timbermet, okay. Erz e Michael. Ok, voglio andare a vedere. Mario, prima di uscire ti devo dire una cosa. Vai, vai. Ci dovrebbe essere una stanza ancora dopo che non hai visitato. Boh, addirittura. Ma dove arrivi ora, credo. Prova. Ma ragazzi, io i tappetini li ho esplorati tutti. No, dice Andy di no, comunque, Ettore. Ah, ok. Allora, andiamo a vedere se Sdrumox era una subquest oppure era solamente una guest. Ah, ok, allora devi andare a casa mia, al casino. Ok. Vieni a trovarmi al casino, ci facciamo una slot insieme. Tanto ormai sei bravo. Cioè, cosa sei, il secret boss? Aspetta un attimo. Oh, lui? Lui per esempio non l'avevo trovato prima. Si va a letto? Ho sempre sognato farlo, ok? Questa era si va a letto? Che avevo perso. No, la Pokéball l'ho fatta, ragazzi, era la Pantera. Oh, c'è un secret boss, c'è Sdrumox, che è un boss segreto. Dai, andiamo dove non ci può disturbare nessuno. Che cos'è, tipo Goku e Vegeta? Dove siamo? Posto nuovo, completamente da Devil Hunter, mi fai pena. Sai bene perché anch'io sono arrivato sull'isola, non per noia come tutti credo, ma per Agnese sicuro, 100%. Ti sei fatto mettere cappello da qualche pesce piccolo, ma soprattutto hai permesso lui di rapire Agnese. E dopo ciò ritieni di essere il compagno giusto per lei? Non ti è ancora chiaro? Non sei tu l'eroe di questa storia? Non sei tu colui che salverà Agnese? Sono io. Ah, è Piazza dei Cavalieri questa! Oddio, lo sento male! No, vabbè. Ah, ma non è con i Pokémon, aspetta che sposto un po'. Qui la devo spostare per forza la cam. Dovete lottare fra di voi. Guarda come cazzo è. Ah, senti, ha messo in versione... Ti prego. Ha messo la musica di Jojo. Spostaci in modo che non ci si vede noi, dai. No, no, vabbè, basta, rimpicciolisco basta. Un po'. Ah, sì, chi sei? Cioè, guarda che lo spettro. Infatti, leva tutto, vai. C'è anche il giubbotto uguale. Ha messo in versione pixel, sì, pixel art, vai. A 8 bit, anzi 16, credo, lo so. Il tema di Giorno Giovanna. Vediamo. Allora, difenditi, attacco precisione di... Dì, non lo so, provo l'attacco speciale. Hai penetrato le sue difese. Finiamo qui, Sdrumox della notte! No, mi sto difendendo. Gear Second ha schivato l'attacco avversario. È tutta una citazione dello scontro che abbiamo fatto. Attacco precisione. Preso. È il casino però. Cioè a quanto è Sdrumox? Minchia, è in vantaggio, eh. Sto perdendo, ragazzi, eh. Cazzo. Meno male era facilissimo questo gioco.
Devo provare con l'attacco feroce. Il problema è che ormai... No. Perdo, ragazzi. Prova col feroce. Ci sto provando. Praticamente non posso fare due attacchi di fila. Perché lo schiva. Entrambe parate i colpi dell'avversario. Perché sono un coglione. Che casino è? Dai! E mi schiva. Mi difenderò. Ma mi sta massacrando. Madonna. Ho perso, ragazzi. Perso contro Sdrumox. Ragazzi, è impossibile. Ma come cazzo si fa? Vuoi affrontare lo Sdrumox della notte? Della notte. Ma che cazzo è? Dai, vaci. Ashibon. È sempre colpo incrociato, poi, comunque. Ok, ora siamo pari. Ok. Devo avere culo, devi... Dai, che ce la fai, dai. Ah, devo andare avanti così e poi fargli l'attacco finale per ultimo, secondo me. Entrambi studiati i movimenti dell'avversario. Questo è nuovo. Finiamolo qui. Sdrumox della notte. Ma massacrato. Ancora? Sì. Ma come cazzo l'hai fatto questo, Andy? Ma cioè, vi sta massacrando tutte le volte. Ci sarà il metodo, no? Ho capito, ma... Sei nabo? Ma non è quello che è impossibile. Sei nabo? È tutto, nabo. Tutto basato sulla fortuna. Poi cosa vuol dire che mi danneggia solo a me, cazzo? Vabbè. Però vedi, tu sei andato giù di uno, lui di due. Ho capito, sì, ma è troppo più forte lui. Cioè, ho capito. Fagli questo attacco speciale della morte. No, degli leva 3. Devo incularlo sul finale, secondo me. Ai. Cioè, non riesco a penetrare mai le difese, mai. Comunque c'è un concetto di base. Sì. Allora, credo aver capito. Boni, zitti! A seconda della frase che dici, devo rispondere con un attacco. Bravo. Allora, quello che devo dire è tipo Monkey Island con le offese. Però devo capire. È trucchi, trucchetti e contro trucchi, praticamente. Gli al secondo hai schivato l'attacco avversario. Metti superato, maestro.
Ok, devo capire, dai. Diciamo feroce, dai che ci sono quasi. Dai! No! Ce l'ho fatta. Salvala. Ah, ok, l'ho salvata, l'ho salvata. Ok. Però c'è Ettore. Masella invece mi dice qualcosa di nuovo, vediamo. Quindi l'ha trovata in un pacchetto che aveva il Masseo, anche lui deve averla strappata a chissà qualche... averla strappata a chissà quale reclute, a fortuna che non ha scoperto il contenuto prima. Ok. Andiamo da Ettore. Dario, ma hai controllato tutti i vasi? Sì, tutti. Sei sicuro? Secondo me no. Ah, ok. A te che stai leggendo questo messaggio, fatti trovare accanto alla bici gialla. Ok, via. Finalmente abbiamo trovato sto cazzo di vaso. Ah, visto, mancava questo, te l'ho detto. La bici gialla? Capito. La bici gialla è questa. Ecco qua. Ragazzi, scrivete di nuovo cheat per sicurezza. Ah, l'uomo del parcheggio. Abbiamo... ecco un dono per te. Si è trovato in tasca... ah, ok. Vabbè, le caramelle rare. E se sceglievo l'altro? Non lo posso più verificare, però. Ormai non lo posso più verificare, cazzo. Devo salvare davanti, purtroppo. Andy, cosa diceva se selezionavo l'altra cosa? Dario, ritorna da Agnese. Prova a ritornare dove era Agnese prima. Sto andando, ragazzi. Però devo sconfiggere di nuovo. Capitiamo, magari c'è un finale extra con Strumox, chi lo sa. MD, spero di andare bene, eh. Se è psico, proverò a fa così. Vabbè, niente. Grazie a Onacus per l'abbonamento. Mi ha detto di finirlo dopo che ho fatto Strumox. Andy, però non so se sto andando bene. Le caramelle rare si facevano? Aumentano di livello. Ma le puoi usare ora? Sì, vabbè, ma non c'ho voglia di usarle, cioè. Ci mettevi 20 minuti meno. Vabbè. No, è che odio quando mi dicono di fare le cose, capito? Siccome hanno detto tutti usa le caramelle rare, non le uso apposta. Ah, cioè, ok. Stanno spammando. No, una voletta. Faccio come mi pare. Federlo, è proprio questo il comportamento che è proprio sbagliato. Meglio perdere 3 ore invece di usarle, bravo. Ebbene, ora ti puppi le 3 ore di nulla.
come godo, madonna. Come godo non averlo usato, madonna. Come godo. Da come rosica lui, Thunderwolf, adesso ci mettiamo a piangere, dai, mamma mia. Cerca, intanto sbroccia la lacrima che gli solca, che gli sta cadendo sulla tastiera e che gli ha fatto scrivere questo commento. La lacrima è proprio rigida e ha digitato i tasti. Grazie a Tension World per l'abbonamento. Grazie mille, Tension World. Proprio digitata. E... come Scully l'hai bruciato subito. Eh sì. Axato. E Mase passi intanto il link a MD, che così quando ho finito ci chiacchieriamo. Sì. Mi c'hai su Facebook, MD? Se non mi c'hai, aggiungimi. Gioco velocizza la Roma, ma non posso velocizzarla, non ho poi fatto io, ragazzi, il gioco. Siete subito tutti materiali, ragazzi, cioè, cosa? Godetevi latte. No, più che altro c'è ancora la storia delle caramelle rare. Cristo Dio, non c'avevo voglia di mettermi lì. Dai la caramella. Ho detto, vado lì e diritto e basta. Tanto il tempo che ci metto per dare tutte le caramelle rare è il tempo che ci metto per battere il boss. Quindi vaffanculo, cioè, a parte le cazzate. Poi perché non l'ha grazie visto in live. Sì, sì. Nei prossimi giorni lo puoi giocare un'altra volta. Comunque no, in realtà non è cambiato nulla. Ah no! No, c'è Agnese! Agnese nella CP2! No, dove è andata? È andata via ora. Agnese, futura moglie, vuole combattere. More! Dove sei? Fagliela vedere. No, dai, devi venire un attimo. Almeno vedi Vestosa qui, dai, poi continui a lavarti i denti. Ci metti 3 ore. No, sì, devo sfidare te. Luna ha mandato. A livello 100, ragazzi, ma è impossibile. Ma non ce la farò mai. Ma poi non mi sento, io non la voglio sconfiggere Luna, scusa. Adesso dopo te lo faccio vedere, se riesco a sconfiggerti, ma credo proprio di no. Boh, perché tipo dice hai permesso che mi rapissero, quindi si scopre anche che non è un sogno, tra l'altro. Agnese è futura moglie, tra l'altro. Vabbè, erano tutti con le caramelle rare, madonna ragazzi, che due coglioni. Ma poi scriptatissimo, cioè Michotte Pokémon con Miao Miao, cioè. Non è possibile sconfiggerla, secondo me. Ma, cioè. Napoli di merda! Secondo me, cioè così? Oh, okay, ragazzi, sono 30 caramelle rare, che cazzo ci faccio? Cioè, non... Non sono caramelle rare normali. Sì, buttale vabbè, un po' su Charizard. No, su Charizard, ma comunque, boh, sì, vabbè, arriva al 100, nemmeno al 100, non arriva al 100. Facciamolo, dai. È incredibile! Avete visto il video di Le Schede? Questi momenti sono stati rubati dal canale di Dario Moccia Twitch.
Per vedere nuove clip, iscriviti al canale di Lesghede. Se invece vuoi seguire le live, beh, non devi far altro che guardare tutte le sere Dario Moccia sul canale Dario Moccia Twitch. Andate a fare in culo. Voilà, l'attore, l'artista! Scriptato, è finito, tutto. È scriptato, Mini? Sì. Ah, sì, ok. Sì, sì. Bene, chat! Succhiami il cazzo! Sì! Dovete un po' succhiarglielo, sì. Sì! Caramelle rare una sega! Guardate quanto ci mette ad arrivare al 100! Lo stesso tempo per sconfiggere il boss! Ho vinto io! Io sono Edgy Lord! Io siete voi Edgy Lord! Voi non lo state! Nabo! Nabo!